Ciao e benvenuti nell'Atelier dell'Italiano. Io sono Valentina e oggi parliamo di auguri e due cose strane che facciamo l'ultimo dell'anno. Comme j'ai déjà raconté dans une autre vidéo, nous avons plusieurs fêtes, plusieurs jours fériés pendant le mois de décembre. Dunque, come ho già raccontato in un altro video, in Italia abbiamo molti giorni festivi nel mese di dicembre e in particolare in questi giorni ci sono 3 giorni, uno di seguito all'altro, un après l'autre, in cui passiamo del tempo con la famiglia a mangiare e stare insieme. Questi 3 giorni sono il 24 dicembre, la vigilia di Natale, il 25 Natale e il 26 Santo Stefano. Che cosa facciamo in questi giorni? Stiamo con la famiglia, mangiamo, facciamo dei giochi. Che cosa mangiamo? Molte cose diverse. Per esempio, nella mia famiglia il 24 dicembre mangiamo pesce, ma non abbiamo un menù fisso per il Natale o il 26. Quello che sulle tavole degli italiani sicuramente non manca sono 3 dolci tipici del Natale. Il panettone, il pandoro e il torrone. Questi sono 3 dolci davvero tipici di questo periodo. E come ci facciamo gli auguri in questo periodo dell'anno? A Natale possiamo dire semplicemente Buon Natale, Joyeux Noël, o in generale possiamo dire Buone feste. Ci sono poi molti altri modi di augurare qualcosa, ma io vi consiglio di ricordarvi una piccola parola che è auguri. Auguri. Auguri corrisponde un po' a quello che è felicitation. Quindi si può usare a Natale, il 26, ma anche per l'ultimo dell'anno. Potete dire buon anno, ma anche auguri. Donc, je vous conseille de retenir ce petit mot, auguri, parce qu'il va vous être utile pendant plusieurs situations, anche per un compleanno, un anniversaire o molte situazioni. Ma quali sono le due cose strane che facciamo il 31 dicembre noi italiani? La prima è indossare biancheria intima rossa. Sì, biancheria intima. Perché? Porta fortuna, ça porte du bonheur. È importante però che qualcuno vi regali la biancheria intima, non dovete andare a comprarla, anche se io molte volte ho comprato per me stessa. E poi un'altra cosa è mangiare delle lenticchie a mezzanotte. Oui, vous avez bien compris, manger des lentilles à minuit. Perché? Perché questo porta soldi. Soldi per l'anno in arrivo. Donc, si vous voulez avoir du bonheur et la richesse, dovete solo indossare biancheria intima e mangiare lenticchie il 31 dicembre. Io vi ringrazio per aver guardato il video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale e auguri!